Poche opere come l'autoritratto sulla Bugatti Verde del 1929 ben rappresentano Tamara de Lempicka e l'epoca in cui visse il suo successo, nel pieno della liberazione femminile dal potere totalitario maschile. Celebrata dagli uomini già nel 1907, da Filippo Tommaso Marinetti nel 1908 e dalla successiva estetica futurista, solo nei primi anni 20 l'automobile si confermò come l'oggetto necessario per una donna che si volesse sentire moderna. L'opera Autoritratto sulla Bugatti Verde è un dipinto a olio su tela che con i suoi 35x27 cm rappresenta uno dei ritratti più piccoli di Tamara, che nel tempo si guadagnò titoli come Venere Moderna, Pittrice delle Donne e altro ancora. In questo e molti altri dipinti, l'artista utilizzò una seducente illuminazione, simile a quella che vediamo in Caravaggio, e un equilibrio perfetto di delicatezza e forza, come se il soggetto fosse dipinto con l'occhio di uno scultore. La pittrice si raffigurò in caschetto e guanti di daino, alla guida di una Bugatti che in realtà non possedette mai, rivendicando con spavalda sicurezza un ruolo che fino ad allora era stato solo maschile. Dietro a questo autoritratto c'è anche una storia legata al mondo dei giornali e della moda. La direttrice di Die Dame, una rivista tedesca di moda, incontrò Tamara a Monte Carlo nel 1929, mentre la donna era in vacanza dopo il divorzio dal primo marito. La direttrice, avendo visto la Lempicka alla guida della sua macchina, le commissionò un autoritratto per la copertina di un numero della rivista. Tamara colse al volo l'occasione e nacque così questa personificazione di una donna moderna, indipendente, vagamente annoiata, con lo sguardo fermo e altero. Nel dipinto, l'artista cambiò le carte in tavola per rappresentarsi al meglio. Sostituì la sua Renault gialla con una Bugatti verde, perché era un tipo di macchina molto più prestigiosa all'epoca. Inoltre, nonostante sia un autoritratto, Tamara non si rappresentò in maniera fedele alla realtà, ma costruì un inno alla Venere moderna, che avrebbe poi ispirato l'immaginario di generazioni di donne emancipate. A prima vista, lo sguardo glaciale di Tamara cattura immediatamente la nostra attenzione in questo autoritratto. La figura si impone per la sua prepotenza visiva. Tutto il corpo è lanciato in avanti con l'automobile, mentre la velocità e l'elettricità scorrono davanti a noi. Le proporzioni vengono stravolte. La gamma cromatica è limitata a due o tre colori. Le ombre sono tanto decise che separano quasi a metà il viso. La donna si prende un momento per guardarci con i suoi occhi grandi, dalle sopracciglia sottili e perfettamente delineate. Le labbra sono carnose e rosso fuoco, e tutto di questo volto ci trasmette emancipazione. In questo ritratto, Tamara non riflette soltanto come vede se stessa, ma come la società vede la donna moderna. Lei si dipinge come un oggetto di consumo, in un modo elegante, apparendo bella, truccata con cura. Il suo corpo nella Bugatti verde è come un manichino. Quindi, una serie di domande ci vengono spontanee osservando questo dipinto. Tamara, qui, è padrona o serva? È autista o accessorio dell'automobile? È potente perché si ritrae bella o è vittima perché dipinge immagini che rispecchiano il desiderio della società dell'epoca? È costretta a realizzare queste opere perché altrimenti, essendo donna, il pubblico e la critica non l'avrebbero considerata? Una cosa è certa, troppo spesso quest'artista viene ricordata per i vestiti che portava o per le sue stravaganze piuttosto che per le sue opere.